C'è un bel pesce. C'è un bel pesce. C'è un bel pesce. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi siamo in questa fantastica location, anche se si vede poco perché c'è molta foschia. Mare completamente piatto. Siamo vicini ad un canale, visto che già il mare è piatto, almeno un po' di richiamo ce la dà l'acqua che esce dal fosso. Abbiamo esche, abbiamo cannolicchi, arenicola, coreano e muridu. Adesso iniziamo a montare il campo e vediamo un po' cosa succede. Ragazzi, la prima canna armata è pronta con gli inneschi, trave a bandiera a tre ami, primo amo sopra un pezzettino di muridu con un pezzettino di polistirolo, amo centrale un muridu intero appoggiato a fondo, tutti e due su un filo dello 0,18 con un cristal del 6 di amo, e sotto, visto che il nostro negoziante si è sbagliato, ci ha dato bibbi al posto del coreano, abbiamo messo un bibbi con un Aberdeen del 6. Lanciamo e vediamo cosa succede. Allora, ecco, la canna non si muoveva perché è armata con 150 grammi con in coda un granchietto. E sopra ci abbiamo messo un muriddu. Abbiamo preso questa bellissima marmora, farà 25 centimetri. Adesso la mettiamo nel secchio e rilanciamo. È arrivata questa foschia, è proprio strana. Sembra stasera la luna a pescare, però qualcosa ha iniziato a muoversi. Laggiù c'è il Monte Circeo dopo la fine di quella curva, solo che non si vede. Siamo a Sabaudia oggi. Sono arrivati anche dei ragazzi che pescano in punta agli scogli, hanno preso qualche cefaletto, hanno preso. Lì c'è il nostro amico Claudio con la sua canna nuova, la Tubertini Serenity. Adesso rilanciamo e vediamo un po' se esce qualcosa di più interessante. Abbiamo avuto una mangiata, abbiamo avuto. Oggi sono svogliati, sarà il tempo, ma l'altro ieri abbiamo fatto una bella pescata. Adesso vi mando l'immagine, è uscita qualche oratella sui 4 etti, qualche bel marmorotto, un po' delle eccestielle, due sugheri. Oggi invece muscia proprio. Lo senti più pesante? Quanti grammi sono al piombo? 100. Adesso vediamo. Siamo negli ultimi metri di recupero. Vediamo, c'è stato un falso allarme. No, certo. Eccolo, ecco, si è visto che è partito sulla destra il filo. Eccola, una bella marmorona che ha mangiato sul cannolicchio. Sì. Adesso slamiamo e rilanciamo ragazzi. Il luna è andato.
abbiamo un altro pesce in canna, qualcosa di piccolo, però c'è e lo recuperiamo. Quindi è pesante, eh? Oddio, si sentono le testate già da, siamo un centinaio di metri. Guarda, si sentono le testate a 100 metri, si sentono. Andiamo, qua ho messo ami piccoli, speriamo che non si slama. È pesante, eh. È pesante, da. Sì. È pesante, fa delle belle fughe, fa. Fa delle belle fughe, fa, eh. Andiamo con calma, c'è uno 0,18 in bobina. No, c'è ancora, sembrava che si era slamato. Invece ho cambiato direzione di recupero e si risente un'altra volta. Mi avvicino un po' all'acqua, mi avvicino. Eccolo, delle belle testate, da. Un bel pesce, eh? Una bella marmoruna sembra. Per marmoruni, probabilmente doveva essercene due perché all'inizio era molto più pesante. Qualche marmora sta uscendo, il sole sta tramontando oggi con questa giornata, il cielo coperto, fa freddo, è una delle cose più belle della pesca, al mare non c'è nessuno, ci siamo accesi un bel falò per riscaldarci adesso che scende il sole, una birrozza vicino alla postazione e qualche bella marmora che sta uscendo. Intanto arrivati anche altri ragazzi che pescano alla nostra sinistra, anche loro cannolicchio, quattro canne da pesca alla ricerca di qualche orata che in questi giorni qua sta uscendo. Ragazzi, vediamo se esce qualcosa di svegliardo. Sta per tramontare, abbiamo preso una marmoretta piccolina, adesso la andiamo a rimettere subito in acqua. Ecco qua. Ragazzi, siamo nella fase serale, però c'è stata una bella mangiata. C'è è un bel pesce. C'è è un bel pesce. C'è è un bel pesce. Vediamo solo che tiene la batteria della telecamera. C'è un bel pesce. Abbiamo un bel pesce.
Bella! Tira via, tira via lui! Bella! Due marmuroni! Dai! Bella! Dai! Diventano spesse!